Eccoci! Allora, per un'altra avventura urbex anche oggi, Gennaro Gelmini, Daniele Aravaiali e Mauri. Ciao a tutti, ho trovato il tempo per venire, che non lavoro. Male, va? Perché non lavorando sono qua. Ah, non sai se l'ultimo, perché ti sei abituato a vedere col giubbino giallo ai tempi, no? Ce l'ho coletti. Ah, ecco. Perché sono partito stamattina che era freddo. Perché ha piovuto. Fa freschino, no, anche qui ha piovuto, Non tanto, però. Bene. Lo sono preso dietro e poi. È rinfrescato un po'. C'è qualche grado in meno, per fortuna. Però bene. Sta bene, dai. Meglio che fare l'urbe quando c'è caldo. Bene, cari amici. Si continua nell'urbex. Vi mercate all'ospedale vecchio, la parte sul davanti e anche una parte retrostante, sempre ospedale. Bene, seguiteci cari amici. La passiflora del Perù, a quanto sembra, si trova anche qui, da queste parti, a Vimercate. Cari amici, Oreno, comune di Vimercate, terra di produzione della patata biancona e paese natale di Gian Giacomo Caprotti, allievo di Leonardo da Vinci. Fantastico posto. Daniele, meglio di così. Vabbè, abbiamo perso quello. Mauri, guarda cosa ci stavamo perdendo, un cartello fantastico. Sì? Sì, zona di produzione della patata biancona. Zona di produzione della patata biancona. Ah, non l'avevo vista. Stavo dicendo che lì c'è un cimitero storico lì. Ok, ma allora. Sì, cari amici, per fortuna ci è andata benone. Sembra un'ottima località, una località storica, una località piacevole, una località che ricorda bene le belle campagne della Brianza. E qui siamo alla cappella dei principi di Molfetta. Ed è interessantissimo vederla da fuori. Incredibilmente, per la visita, qualcosa di veramente unico. Questa è la cappella. Perché è unico? Perché fa parte della storia. I principi di Molfetta, ma ecco, vediamo le tombe. Qui, principi di Molfetta, anche dall'altra parte, qui, i principi di Molfetta. Tutti i parenti. E anche lì, principi di Molfetta. Perché? Perché gli hanno dato questo... praticamente sono diventati principi. Perché sicuramente la loro famiglia, quindi Gallarati, Scotti, adesso andremo a vedere il giardino loro, hanno fatto parte dell'esercito dei mille di Garibaldi per l'unione del Regno d'Italia. È qualcosa, siamo nella storia, è veramente qualcosa di immenso. Molto bella. Una cappella. Ma che roba, Senato? In stile... incredibile. Mauro fa vedere. Sì, sì, infatti, hai visto che no. Io a volte poi questi angeli, Gesù lì, e gli angeli. Fatta bene. Fatta a bene. Volte perdo le parole veramente. È come il Duomo di Milano, lo stile, come si chiamava? Gotico. E Mauri, di una tua considerazione di un posto così. Niente, è abbastanza interessante, storico e bello. Poi, vabbè, insomma, perché è aperta proprio in termini. Qui non viene dentro nessun veramente, mi spiace, insomma. Quindi purtroppo. È un pochino urbex questo posto. Un po' di ragnatele. Un po' così, però veramente. Vediamo la parte interna. Cosa fa caldo? Sì. Bisognerebbe soltanto. E certo, è agosto. 2022, al 13 agosto 2022, gli angeli, e adesso mostreremo
il posto da fuori. Vero? Sì. Quindi, sotto Daniele, sì, ci deve essere l'ossario sotto. Sotto c'è l'ossario, sì. L'ossario, sì, coperto. Che sarebbe bello. E Daniele, le tue considerazioni? Molto bello, sì. Non ho mai visto una cappella del genere. Di solito quando vai a Milano le vedi, però non ci puoi entrare. No, infatti, non si può. Questa proprio... Ma questa sembra separata il cimitero, però. Non si entra nel cimitero, si entra là fuori. Sì, però c'è il cimitero a fianco. Sì, è qua, ecco, sì, c'è la parte del cimitero. È tutto... Cari amici, abbiamo trovato una cappella urbex con tutte le ragnatele dei ragni. Che incredibile. Una cappellina. Gli angioletti, Gesù e tutti chi venne prima di noi, questo è dentro la cappella, è incredibile. Guardate cari amici come ci tenevano una volta a fare questi, tutti questi lavori col ferro battuto. E dentro la cappella. E questa è la parte esterna. È stile gotico, diciamo proprio come il Duomo di Milano, un pochino, se vogliamo. Infatti, stile Duomo di Milano qua. E guardate, sopra. Non posso più mangiare. E sotto. E questo lo stemma della famiglia. Fantastico cari amici, siamo nella storia, siamo nel ricordo dei nostri defunti che hanno fatto la storia d'Italia e tante tante opere buone, tante tante cose buone che è stato il bello e il massimo, le cose migliori. Loro hanno voluto che oggi noi fossimo qua, a Vimercate, frazione Oreno, e loro hanno voluto che oggi fossimo qua. Andiamo ai giardini. Fiori del giardino e... la tomba di famiglia. Quello che notiamo qua a Vimercate, facendo questa passeggiata, il cimitero monumentale, quindi un antico cimitero, quindi visitabile, in cui però notiamo tante tombe, tantissime, fa vedere Daniele, di bambini. Anche di là, dietro l'alberello, una panoramica anche sul di qua, il Mauri sta facendo una live, il Daniele com'è quindi a livello storico? Mi piace come posto, piccolissimo, mi dispiace proprio per i bambini, però si sa che in quegli anni era tutta un'altra vita, non c'era acqua, non c'era pane, non c'era niente, invece noi adesso viviamo in un mondo... diciamo un po' peggio, però diciamo che ci siamo riusciti a trovare le cose che una volta non c'era. Questo cimitero non lo sapevamo neanche, poi perché abbiamo scoperto nel venire in qua. Comunque sì, è un cimitero storico, è piccolo, però e andiamo... ricorda molte cose, ricorda. E così andiamo a fare la passeggiata lì al parco. Se guardiamo, vedi? Sì. 1952, lo stesso giorno è morto quel bambino. Oh mamma mia! È nato l'1, no, okay. È nato l'1-4 e morto l'1-8 del 52. In un mese. Ritorno fra gli angeli. Sì. Tutta roba da bambino. Venne, sorrise e ritornò fra gli angeli. Quest'altro invece un bambino di 2 anni. Rapito all'affetto dei genitori e della nonna.
Purtroppo... Mamma mia, ma come erano proprio bambini! Sì, sì, erano tutti bambini, anche più piccoli del solito, perché... Poi, ma incredibile! Questi qua hanno molto... Feti, forse! Questi qua... Quelli sono feti, magari, non erano neanche nati! Secondo me potrebbero essere anche solo feti! Sì, però... perché non hanno un nome, non sono neanche nati, poverini! Mamma mia, hanno solo un numero! Purtroppo... quello del cimitero che sta... ma è incredibile, Mauri, questo posto! Perché tanti bambini che non ci sono più. 1932 questo qua. Sono stravolto. Una volta non è che c'erano tante possibilità. Comunque qui... E anche di qua. Comunque dei bei fiorellini. Almeno questi rallegrano. Qua forse ancora... Ah, anche qui! Un angioletto. Qua, nella gioia dell'anima, non so, nella gioia nel dolore, boh. Che posto. E qua le tombe, quindi... Tanti bambini, sì, incredibile, anche più avanti vediamo tante tombe di bambini, qua sul lato, e anche su quel lato di là tante tombe di bambini. Tante, tante tombe. Tutte di bambini. Qua c'è un soldato. Bene, adesso campiamo. Mamma mia. E andiamo verso i giardini. Bene. Ok. Insomma, c'è un lato storico che ci interessava a far vedere, perché comunque la storia va ricordata. Questa è una casa, direi stile inglese, col grande camino come a bruciare carbone, con un giardino. Questo a Oreno, la corte dove abitavano i mugnai e torchiai del paese, facevano l'olio d'oliva e anche di ravizzone, ecco. E l'olive era vizzone, per anche la luce delle lucerne, quindi per illuminare la notte. E abitavano qua dentro. Adesso naturalmente è cambiato tutto, ma abitavano in queste case come erano ai tempi, attorno a questo giardino. E questa era la casa di Messer Maurizio, con anche degli alberi di noci. E qui la notte racconta la leggenda che le streghe facessero le loro danze a Oreno di Vimercate, naturalmente paese piccolo e streghe grandi. E qui una damigiana di quelle con intorno il legno, proprio per non farla rompere, di quando bevevano 50 litri di vino. Una volta funzionava così, si mettevano per mettere da parte il vino. Sì, sì, ma quanto bevevano anche? No, non è che bevevano. Con quelle lì riempivano le bottiglie e poi man mano ogni giorno ok noi poi ci piace un po' il loro vino. Scherzare, comunque un bel bottiglione. Sì, sì, quello è le cose di una volta che si usavano.
Fantastica giornata, cari amici, ancora per riuscire a uscire. Autunno, però la giornata ideale, quindi era ideale venire in Brianza. Ovviamente Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Ciao a tutti. Siamo qui da Irune, cos'è? No, Oggiacche Molgora. Oggiacche Molgora. Oggiacche Radio, vabbè. Praticamente avevamo queste ore di tempo per poter visitare la Brianza, ne abbiamo approfittato. Ovviamente sono posti che qui non ero mai stato, quindi dobbiamo chiedere a Mauri. Sì, allora, Mauri, in breve... Sono 30 anni che non vengo qui, però cercherò di fare mente alta. Mi ricordo un po' vagamente il posto, perché insomma 30 anni fa qua spazzicavo. Adesso sarebbe salire sulla scalinata e proseguire per andare nelle frazioni di Monticello e vedremo un po' verso il fuori il paese. Però intanto magari ci fermiamo a mangiare un panino qualcosa. Sì, e poi andiamo quindi sulle perché colline. Perché il bar poi fuori qua non c'è nessuno, anzi è una zona abbastanza... Qui in centro c'è tutto, c'è il supermercato, allora, ma fuori poi dopo c'è un deserto. Cari amici, io stamattina ho preso un panino, una macchinetta, si è incastrato dentro, è esplosa la confezione, ecco. Il panino l'ho mangiato, è esploso. Quindi sinceramente speriamo che no, c'è ma qualcosa, ma se vuoi trovare qualcosa c'è qui, c'è la farmacia, c'è quella, ma fuori. Ma la farmacia. No, no, veramente. Sì, c'è la farmacia, ma speriamo la farmacia. Devo farmi 4 chilometri per venire qui. Questo è il paese dove c'è qualcosa, se no al di fuori amici. Non c'è niente. Divertiamo così. Beh, qualche fattoria che hanno. Sì. Beh, non lo so adesso se ci hanno messo qualcosa di nuovo. Infatti, ragazzi, andiamo a vedere la mappa. Sì, e poi okay, certo. E qua comunque facciamo un po' di panoramica. Questa è la fontana. Fai un po' di panoramica. È la fontana della stazione, questa qui. Ecco, cane. Veramente molto bello. Quindi Mauri, bei posti. Sì, sono posti che venivano non proprio nell'infanzia ma nella giovinezza, ma comunque mi ricordo che... È sempre appunto degli anni belli, che anni però, 80. Però nulla ci manca adesso, nel sì, senso infatti... che, cari amici, ci godiamo la Brianza. La Brianza Lecchese, quella verso l'Eco, tra come l'Eco. Cos'è che cambia adesso? Non magari che io devo ancora dimagrire un po' e tu? Io sono un pochino più con qualche capello in meno e grigio. E io devo tagliarmeli un po'. Qualche dente anche in meno, perché purtroppo i denti sono quello che... Insomma, devo dire una cosa, siamo un po' vecchiati. No, però... dai! Però siamo positivo, Mauri, invece. No, beh, no. Abbiamo l'esperienza, abbiamo i ricordi che non... L'esperienza, ricordi che poi non ce li cancelleremo mai, perché in fin dei conti gli anni ricordi 80... in questo caso belli, me lo belli, vanno, gli anni 80, me. Insomma, quello che è stato negli anni 80, che i giovani d'oggi magari non hanno vissuto. Più che altro tutta questa fretta del mondo moderno sì. Ha fatto perdere... l'essenza della vita, nel senso godere delle piccole cose. Mai bisogna smettere di godere delle piccole cose. Sì, no, mai, perché alla fine cioè, insomma ci si gode. Poi magari è bello dopo tanti anni tornare a rivivere alcuni posti che anche tu magari lo avrai fatto. Ma parti. Allora, la Brianza, cari amici, cos'è? È la terra del lavoro della campagna. Sì. La diversità, allora, Milano e la Milano da bere, insomma, quelle delle fabbriche, sì, quelle, della movida, no, delle fabbriche, movida, le fabbriche così. Però del lavoro proprio di quello, sì, quello tosto, quello tosto. Questo è il luogo della campagna, ma anche come terreno agricolo, come sì, agricoltura, infatti. Come allevamento. Sì, infatti, infatti. Oggi si è perso un po' di queste cose, ma ci sono... qua sono ghiotti poi raccolti i posti, qua. Sì, sì. Praticamente il bello di questa campagna è che è ricca di sostanze, quindi dà prodotti fantastici,
e allo stesso tempo non è troppo in altitudine, perché poi dobbiamo considerare che se è troppo in altitudine, molto in alto, fa molto freddo d'inverno. Sì, quindi possiamo anche avere minor prodotto dovuto al fatto che fa freddo. Invece qui, essendo un po' più in pianura, si mantiene la temperatura, sì, però vera campagna, colline fantastiche, quindi prodotti fantastici. Giusto. Facciamo, Mauri, prendere la videocamera. Facciamo una panoramica del posto qua. Insomma, cari amici, fa vedere le fronde degli alberi di questi abeti. Che poi si sono tutti, secolari questi abeti, sono perché... tutti numerati, eh? Sì, sono numerati. Tutto il loro numero. Il comune li avrà numerati. Questi qui sono abeti secolari. Sì, qua. Sì. Chissà gli anni comune che hanno. E sono qui da tanti anni, eh. Sono qua. Infatti, qui è il loro habitat. Qua c'è il grande campo, qui dove portano anche i cani. E qui ce n'è di spazio per far sfogare gli animali. Che bello, bello. Poi lì sembra proprio da tipo sette nani, sì, la favola di Cenerentola e i sette nani. Qua, cari amici, si può ambientare. Qui c'è una fontanella. Si può ambientare una fiaba di Cenerentola. Qui c'è una fontanella, lì c'è la panchina messa lì. Fantastico. Qui è un posto dove uno passa l'estate. Un gatto boscaiolo va in giro. Stavo filmando se combina qualcosa. Cari amici, fantastico posto di ville, gran belle ville, proprio. Bellissimo stagno. Che dire, la natura, eh? Attenzione, Jenny, non sei in mezzo alla strada. Sono posti molto belli, sono anni che non vengo più, ma sono migliorati, ve lo posso dire. Sono ancora migliorati di più dei tempi che ero. Beh, sono tenuti molto bene, curati, ecco. Molto curati. Sì, sì, molto curati. E guardate questa collina, le belle colline fantastiche. Qui. Sì, qui sono posti veramente. Vabbè, per gente che ama la natura, ovviamente la montagnetta. La Villa Carpi Morlotti, il cancello d'ingresso veniva lasciato aperto ai tempi per vivere ciò che era il bel parco della villa a chi voleva farsi una passeggiata. Oggi naturalmente non più così. Le ville, è ovvio, sono tutte sbarrate al tempo, al momento, è aperta, che bello, ovvio, è zona bene. Fantastico, le ville
della zona appunto della Brianza, della fantastica Brianza che ci accoglie, in delle ville molto antiche. Allora, la cosa bella della Brianza qual è? Queste figure sopra le ville. Sì, alberi, figure sopra le ville. Sì, ma gli alberi e le statue sopra le ville. E Mauri, dai, prendi che facciamo vedere. Fantastico, bellissimo posto. L'entrata qui alla villa. Con queste statue, oserei dire proprio lo stile del posto. Una villa maestosa. Vieni Mauri, troppo bello. Perché questa è arte, vita e tutto. Fa vedere l'entrata così maestosa. Troppo bella. Bella, sì. E di là un bel monumento. Di là abbiamo un monumento, non so a chi. Vediamo. Attraverso, senza stare attento di finire. Però. Questo è ammiratori posero a specie comune. Allora, Emilio Gola. Lombardo. Emilio Gola. Sarebbe solo coglieva improvviso nella unità smagliante della sua franca pittura. Il pittore del posto. Pensa a te, okay. Fantastico, e penso anche scultore, quindi può essere pure quello che ha fatto le sculture del luogo. Sì, sì, ok. Pensiero okay. Fantastico. Molto bello. Io qui è una zona che venivo tanti anni fa, però adesso mi sto concentrando di più perché so che c'erano dei posti veramente da visitare. Sì, sì. Però sì. Non ero youtuber. Allora. Fantastico, fantastico. La Brianza con le sue colline è molto molto bella, molto carina. Viene proprio... Allora, la natura all'esterno delle case è come invece un salotto di casa, mi sembra di dire così. Sì, infatti. Proprio. Qui c'è questo grande campo, c'è sempre l'unica cosa rimasta, credo, perché... Il resto ha messo un po' di casettine. Hanno costruito qualcosa, lì c'è anche un paesino abbarbicato sopra i monti. È buio. E qui poi anche il monumento ai caduti. Ok, monumento ai caduti di Giuseppe Mosa. Ebbene Mauri, quindi fantastica dico... serata. Sì, è una fantastica serata, adesso ci avviamo a casa. Il 17 ottobre 2020. Ok, ciao ciao.